Ciao a te, a tutti, ciao, benvenuti a Giochino in questa nuovissima serie, miniserie, non so come volete definirla, su The Awesome Adventures of Captain Spirit. A grandissima richiesta da parte vostra, eccoci qua ragazzi su questo, non so come definirlo, episodio bonus forse, ambientato nel mondo di Life is Strange e che a quanto pare sarà collegato a Life is Strange 2, quindi è abbastanza importante, non potevamo perdercelo, a maggior ragione perché è stato lasciato gratuitamente ragazzi su Steam, è uscito 2 giorni fa se non sbaglio. So che oggi avrebbe dovuto uscire il secondo episodio su The Vanishing of Ethan Carter ragazzi, però mi sono detta a questo punto porto 3 cose contemporaneamente, anche perché questo episodio bonus non durerà poi tantissimo, credo che durerà un paio d'ore, mi ha detto qualcuno di voi, per cui mi sono detta vabbè, amen, vorrà dire che pubblicherò 3 cose, no, poco importa. Non so assolutamente niente su questo gioco, non so niente sulla storia, per cui non voglio perdere tempo, andiamo ad iniziare una nuova partita. La musica già mi piace. Contrariamente al nostro caldo, lì c'è una neve ragazzi che fa spavento, guardate un po' che roba. Mi dispiace perché molto probabilmente sarò stata costretta a rimuovere la canzone, ragazzi. Peccato. Sapete com'è YouTube con i copyright, no? Straccia abbastanza le palle, ragazzi. So solo che il protagonista sarà un bambino, a quanto ho capito, dalle immagini che ho visto. What is this planet? I don't know, we've never been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool, let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Bellissima l'espressione dei pupazzi. Let me just give you a hand. Ok, già stavo rimanendo totalmente attonita, ragazzi. Woo! We're saved! It's a miracle! No, it's just me, Captain Spirit, who can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Certo, non devi smettere mai di avere i tuoi poteri. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Gotta have a cool cape to fly. Oh, good thing I have one. Che bello, raga. Vedere un bambino che gioca così genuinamente. Secret identity or not? Maschera, non mi ha fatto scegliere elmo. Vabbè. Yep, looks cool so far. Let's see. What about the armor? Ah, ok, basta scrollare con la rotellina, ragazzi, che figata. Io direi armatura leggera se dobbiamo volare, scusa, Fai una bella armatura leggera, tanto se siamo Captain Spirit siamo invincibili. Comunque, diciamo, molto bella la
la situazione, cioè vedere un bambino che gioca ancora con i giocattolini, sapete, di sti tempi è un pochettino Should he raro. be dark or colorful? Ah, io sceglierei scuro perché io adoro sempre il lato oscuro delle cose, per cui direi scuro. Poi è molto bella tutta la stanza, ragazzi, ci sono tantissimi dettagli, è fighissimo. Beware, Mantroid. Ah, che Watch out. figo! Captain Spirit is ready for battle. Bello! Figata ragazzi sta intro, bellissima. Hello, Saturday morning. I can do anything I want Ok, today. siamo in game ragazzi, eccoci qua. Wow, Madonna, quante cose che possiamo vedere ragazzi, è I can do a pazzesco. training session with my power. Vediamo la casa Hey, degli Spider Baby, I insetti. think you caught your lunch in your web. And there's a snail moving so fast, he's in one place. Allora, vi anticipo ragazzi che molto probabilmente. Allora, questo episodio vi dicevo non dura molto, dura un paio d'ore. Quindi ogni video che ci porterò sopra magari non lo farò tanto breve, ragazzi, perché sennò pure questa miniserie si estende all'infinito. I Guardiamo miss il playing ball with trofeo. my friends before we Oh. moved. Ah, cavolo, ragazzi. Ok, vedete, guardando i dettagli si capiscono varie cose, quindi a quanto pare hanno traslocato ed è triste per questo. This is a perfect day to watch Frozen. Last time Dad told me not to sing along so loud. Cantava Let it go, la 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 la, nei Mom bought fumetti. me so many cool comic books. She told me never throw them away. I won't. E certo, poi ogni cosa assume il suo valore, insomma, chi chiamiamo col walkie-talkie? This is Chris to the Flying Fortress. Come in, come in. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eyes sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Che Over and fantasia che out. hanno i bambini, ragazzi. I know È you're out there, pazzesco. Snowmancer. Certo. Vediamo un po'. Captain Armi. Spirit doesn't need weapons. No, certo che But no, just in figurati. case. Non si sa mai. Allora, Chris. libro preferito. Breakfast. Arrivo. I've read this one so many times. I miss Hal. He feels like he's so far away, even though he lives on the other side of town. Ciao Chris, grazie per avermelo prestato. Adesso tocca a me darti un bel libro da leggere, il tuo amico Al. Evidentemente era il suo migliore amico, probabilmente. Arrivo papà, dammi un secondo perché sto ancora esplorando qua. Manuale di disegno, lettera per Babbo Natale, no? La voglio leggere. This isn't greedy, right, Santa? Plus, Dad will love that I want basketball lessons. Vediamo che dice, credo di essere stato bravo quest'anno, quindi vorrei queste cose con tanto di occhiolini. Hot Dog Adventure, una playbox nera, che sarà mai una playbox? Cartella disegno più penne colorate, cancellato, l'ha tolto. Lezioni di basket, baci baci Chris. Ovviamente sa che ragazzi si tratta del papà. Questa console... Dad said he was gonna fix that last month. Non so se c'è un gran bel rapporto col padre, o forse sì, però... Only my brainwaves can activate the monitor. Certo. Come in Detroit. Vediamo l'armadio, ragazzi. Oh, il nostro Gotta mantello! have a super cape. Only Captain Spirit can wear it. Certo, ovviamente, figurati. Calendario dell'avvento. Chocolate. Thanks, Claire. C'era l'opzione di mangiare, infatti. Chris, Ecco qua. I mean now. Eccomi, arrivo, pa! Jeez, good job, chocolate Non ce hog. ne sono più. Ah, li ho già finiti. Va bene, direi che... Aspetta, giocattoli, pantofole, giocattoli, cosa I dice? could take over the town with this army. Or the world. Sicuramente. Pantofole. Those superheroes should wear those. Bellissime! Ma But they're sono so bellissime! comfy.
sono anche bellissime. Va bene, andiamo. Papi, che stai cucinando? Oh, e bacon con succo d'arancia. Pa! Ciao, pa. Next time I tell you to come, don't ignore me. But Don't. This isn't a hotel, buddy. I get things to do. Pour yourself some milk. Minchia, cominciamo bene, eh? Non ha la madre. Cavolo. Minchia, c'erate proprio dentro su sti argomenti spinosi, eh? Mi volete proprio far sta male. Da subito. Minchia, il padre già l'ha trattato di merda, ragazzi. Breakfast of Champions. Sì, ok, ma perché un attimo fa mi hai trattato come una cacca umana? Uffa. E tu bevi la birra di prima mattina? Ma che veramente? Che What'd you c'è? expect, a waffle? Oh. Ok, chiaro, non ha più la madre. Il padre si è ritrovato da solo col figlio e a quanto pare non ha preso bene la cosa. Ok. Mi piacciono come le faceva la mamma. Il padre di sicuro adesso ci uccide. I just like sunny side up. Like mom used to make. Yeah, Ah, non me si è too. ripresa, meno male. But that's not gonna happen. Ah. I know. You can't keep saying, Mom used to do this or that. I know more than anybody, Chris. I know, okay? Yeah. Okay. Stai bevendo, effettivamente non è che è una grandissima cera, pa, eh. Oggi è sabato, ha detto il bambino, quindi oggi di regola è a casa. Non vorrei prendere l'argomento, stai bevendo. Oddio, forse dovrei, non lo so, non lo so. Stai bevendo. You're drinking beer Di before prima you eat? mattina? Yeah, it's game day. Sì? Dads are allowed to drink early. Sì, certo, di prima Hey, mattina. Certo. I don't need a lecture from my son. Thanks. Sapevo. I don't drink Oh! that much. La smetti di fare lo scontroso, cavolo, è tuo figlio, un bambino, caspita! I mean, what am I supposed to do in this fucking town? Go to church like all these assholes? Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. Cara una marcia, pa, per favore. Hey, is your arm okay? Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? Picchiato il padre? Perché sennò perché ha chiesto se qualcuno ha chiesto qualcosa, scusa. Fa un po' male, stronzo, se sei stato tu. Fa un po' male. Well, it kind of hurts a little. Really? I can give you a nice pack and maybe one of my pills. No pain and no swelling. It makes me sad that you got hurt. It's not that bad, I'm fine. Okay. Won't bother you anymore. So you must be excited for Christmas. Sono sempre contento per il Natale. I'm always excited for Christmas. Hint, hint. I was hoping Santa might maybe get me a new console since mine is broken. Then Santa needs to get me a new job. It has to be a console. A basketball costs $10. Okay. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are.
but I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Raga. Già. Pure. Minchia, solo il primo episodio e... Uffa. Già so che starò di merda, ragazzi, perché già sto di merda adesso, va bene? Il padre, a quanto pare... What would Captain Spirit do? Beve. Eppure della buona. E... A quanto pare alza anche le mani sul figlio. Non avevo notato fino ad allora il livido sul braccio, ragazzi. Che è fatto benissimo, perché si vede proprio benissimo. Non l'avevo notato, che gioia. La tiene di birra, direi butta via, perché mi fa proprio schifo, qualche roba. Come fa? Polverizza. Polverizza, davvero. No, come faccio a selezionare? Non ho potuto selezionare. Non lo so. Avrei voluto polverizzarle, vabbè, magari avremmo fatto rumore. Possiamo lavare pure i piatti, lava. Sembra giusto che tocca a noi a farlo. Cioè, certo, gli ho detto io di farlo, man, eh. This is cold. I may have to check out the water. Minchia, raga. Non so se mi piacerà tutto questo, non lo so. Vista della spesa. Aggiungi gelato. Let's see. What do we need? Che inverno, cioè, gli ho detto di aggiungerci il gelato. Vabbè che il gelato va bene a qualsiasi tempo dell'anno, però quando minchia ci stanno meno sotto meno 20 sotto zero fuori. Quotidiano, che dice? Boring. Sparatoria, nuove proteste contro la polizia locale. Bene. Ottime notizie, direi, eh. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa qui. Portatile usa. There's my hot dog man. Cos'è sta roba? I can't see dad selling homes. Ah, per il lavoro. Non ha manco un lavoro, ragazzi. Is he getting his tickets again? Best dad ever. Sì. That would be a blast being a freight hopper. Choo choo. Che dice qua? Vari passeggeri clandestini in zona, bla bla bla. Oh, those are dad's pages. Sullo sport, ovviamente. Lettera, invece, che dice la lettera? Caro Charles, volevamo solo dirti quanto ci teniamo a te e a Chris. So che la vita è diventata molto più dura da quando Emily ci ha lasciati. Ma siamo ancora una famiglia e vogliamo che tutto rimanga come era prima. Per questo vogliamo assicurarci che Chris riceva tutte le attenzioni di cui ha bisogno alla sua tenera età. Siamo sempre stati onesti con te, quindi prendi le nostre preoccupazioni come un segno del nostro amore, lo stesso tipo di amore con cui hai amato nostra figlia. Abbiamo anche sentito che sei stato coinvolto in una rissa al bar, ma la polizia non ha voluto arrestarti, grazie al cielo. Abbi cura di te. Vogliamo aiutarti e se sei d'accordo vorremmo prenderci cura di Chris per il prossimo anno o per tutto il tempo di cui hai bisogno. Vorremmo anche che tu prenda in considerazione l'idea di entrare in un gruppo di supporto. Alcolizzato, ragazzi. Alcolizzato e picchia il figlio. A quanto pare i nonni di Chris, perché si chiama Chris, gli hanno proposto di prendersene cura. Grandma e grandpa are so cool. Ecco. But no way I'm ever leaving dad. Non ti stiamo giudicando, vogliamo solo farti capire che ci teniamo mettendo a disposizione la nostra casa e dimostrandoti il nostro amore per tuo figlio. Forse una lettera potrà sembrarti impersonale, ma non vogliamo metterti fretta. Se pensi che siamo troppo invadenti, prego di perdonarci. Vogliamo solo che tu sappia quanto ci teniamo a te e a Chris e siamo qui per entrambi sempre. Peter. Sarà stato il padre della moglie, ovviamente, ragazzi. Eh? Il cellulare, sblocchiamolo. Facciamoci un attimo i fatti del padre. Ah, I need a pin code. What is it?
Quale sarà mai? Non ne ho la minima idea. Chissà se è scritto qua da qualche parte. Ho i miei dubbi. Fotografia. I wonder why Dad never hangs out with Nick anymore. Sarà stato un suo amico. Libri. I wish I could go on a hike with Mom. This has to be Mom's. She liked art. Mannaggia la pupazza, ragazzi. Mannaggia la pupazza. Fatto sta che sono argomenti super delicati. Sorry, it's war. Pure questi. Spara papà, dire che è meglio di no. E ha detto, dopo andiamo a comprare l'albero di Natale. Let's check this out. Non mi hai dubbi. Ooh, that looks scary. I should read that. Perché poi il bambino gli ha detto, ti addormenti sempre. What the fuck is this? Open your goddamn eyes! Those are goddamn carrots! Che cosa c'è qua? Quaderno delle statistiche, chissà cosa diavolo è. Chiavi della macchina, prendi le chiavi della macchina. Dad, I found your car keys. That's where they went. I swear I had them on me, but they must have fell out of my pocket last night. Just put them in the bowl. Cool? Yeah. Chissà in che condizioni eri ieri sera, madre mia. Apri e chiudi il tuo inventario con i. Perfetto. Divano, direi di no, di non sederci per adesso. Statistiche in che senso? Statistiche dello sport? Boh, non so, le mie fantastiche cose da fare. Ah, ci sono vari obiettivi da seguire, cioè perlomeno magari da poter fare. Lo scaldamagno, non so se sarà la stufa questa o che. Aggiungi legna, proviamo. Oh, fa un freddo della miseria, stiamo a morire di freddo. Visto che ne abbiamo ancora qua sotto, perché no? Ecco fatto. Goodbye, log. Ciao. Fatemi vedere un attimo qua. Fotografie di basket, trofei. Foto. Dad never smiles like that anymore. È stato un giocatore di basket, a quanto pare molto bravo, anche ha vinto dei trofei. Allora, svuota tasche. Ah, ci sono numeri di telefono. Posa le chiavi della macchina, questo è poco ma sicuro. Ecco fatto. Good job, buddy. Grazie, Pam. Numeri di Chris, telefono. These are the most important numbers for you on this list. Oh, yeah. C'è la pizzeria. Cool story, Dad. Al primo posto c'è la pizzeria, molto utile, Pam, sicuramente. Vediamo un attimino di qua cosa abbiamo a disposizione. Qua? Madonna, è tutto buio. Oh, possiamo accendere la luce? Ah, ok. Che se no non vedo una cippa di niente. Help Dad clean the house. Minchia, raga, vi rendete conto che... Now you will learn your lesson and stay clean. Dobbiamo fare noi le faccende di casa perché nostro padre se ne frega. Ci sono situazioni così, lava. I hope I set this right. No, avrei dovuto mettere prima il detersivo. Cavolo, decorazioni natalizie. Dad doesn't want to set up Christmas decorations yet. Makes him think I'm off. Allora non possiamo festeggiare il Natale. Avrei dovuto mettere prima il... Come on, don't be afraid. Go in there and turn on the heat. Put on your magic cape. Ah, ok. Allora andiamo a metterci prima il mantello e poi entriamo lì. That's nice, Chris. You're better than a housekeeper. Lo so, potresti fare qualcosa anche tu, dico io, no? What if I had real superpowers? Sarebbe bello, Chris, eh? Vediamo un po' in che condizione la camera di papà, se qua c'è il pin del telefono. Magari possiamo sbirciare qualcosina. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Sta squillando un telefono. Smells just like her. Sì, non so se faccio in tempo, eh. I've never seen Dad get that mad. Mi ha preso a pugni la porta. It really scares. Sì, è che... Answer the phone, please. Sì, minchia, mi dai un attimo. E che palle. Vediamo se riesco, faccio in tempo a rispondere. Tanto qua sembra che andiamo a... Chris, answer the phone. Che sì, se non c'ho... Ah, non è il telefono, il cellulare. Ringing off the hook. Non era il cellulare, era proprio il telefono. E dov'è il telefono, scusa? Ah, era qua. Cavolo. Vabbè, Pamo, non rompere. Comunque sì, posso camminare più velocemente con Shift. Avrei potuto pensarci prima. Ok, siamo di nuovo qua, ragazzi. Guardate qua che roba. That does not look good. Guardate qua che schifo, le lattine di birra. È una chiave? Una chiave di che? Non lo so.
Yes, una chiave di che cosa? Sarà la chiave di un armadio, di un cassetto? Metro, non lo so. Careful of booby traps. Ah, ecco, era la chiave dell'armadio. Oddio, leggi. Dad never told me he had a new friend. Ah, sembra sempre che non mi ascolti quando mi sfogo. Il mio lavoro a volte è molto stressante e so che stressa anche te ed è per questo che voglio essere più coinvolta nella tua vita. Mi dispiace vederti così triste quando tu mi rendi così felice. Non vedo l'ora di conoscere tuo figlio, ma ho la sensazione che tu ti vergogni di me. Non arrabbiarti, spero di sbagliarmi, ma a volte dici delle cose che mi feriscono. Ci tengo tantissimo a te, volevo solo dirtelo per farti capire. Vedo un futuro insieme a te, quindi spero che tu sappia che questo messaggio viene direttamente dal mio cuore, la tua piccola ballerina Odra. Ah, quindi ha già trovato una sostituta. Vabbè, non abbiamo la minima idea di quando wow, la madre sia morta. Wow, Dad fans when he was playing in high school. Wow. That's scary. L'alcol sta bevendo via la tua vita, praticamente. Non sei da solo, possiamo aiutarti. So we move because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Eh già, mancato pagamento della terza rata nel mutuo, ragazzi, te la pignorano la casa. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Ah, era un allenatore in una scuola, ragazzi, eh. Le ricordiamo che è stato ripreso ben più di una volta per il suo comportamento aggressivo. Ai ai ai. Quindi è stato licenziato, hanno traslocato. Ah, è questa? Oh my god. Dad actually got me the new play box. No way. Davvero? Mezziga? E questa? Dad used to always talk about this basketball. C'è qualcos'altro? Comunque non so se sarà davvero una console nuova, io mi auguro di sì. Vabbè, abbiamo guardato tutto all'interno dell'armadio, ragazzi, così abbiamo scoperto più cose, ovviamente. Giradischi, no, disco ascolta, sinceramente adesso non ho tempo. Scatolone, borsa sportiva, cosa ci sarà qua? Shoot, that's way too high for me to reach. Eh già, prendiamo la sedia, spostala. Magari ci sono ricordi della madre, eh. Sapete, di solito queste cose si mettono nascoste dentro gli armadi. Dad was so angry at the police. Gentile capitano Lee, dato che non ha risposto a nessuna mia chiamata nel mio email, scrivo questa lettera, mi preoccupo, bla bla bla, mi auguro di ricevere presto una risposta, bla bla bla. I remember Dad yelling on the phone a lot. Ah, gli ha risposto. Mi assicuro che ho esaurito ogni risorsa riguardo a questo caso difficile. Jeez, Dad wrote a lot of letters. Letti di sorveglianza non sono disponibili al pubblico, bla bla bla. Cioè, ha avuto un sacco di problemi, ragazzi, sembrerebbe, eh. Comunque, sbaglio, si sta facendo no, c'è ancora il sole. Mi sembrava fosse diventato notte, va bene. Le sigarette. If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Ma non puoi fumare alla tua età, ma che scherziamo, va bene. E letto che posso fare? Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Posso fare qualcos'altro qua? Direi di no, va bene. Esci. Prendiamo il nostro mantello. Tieni premuto E per visualizzare i poteri quando compare quell'icona luminosa, ok? Perché non capivo cosa fare. Indossa, ok, che figata, raga. Perfetto, perché non trovavo altro modo per interagire col mantello. I can feel the energy flow through me. I have the power. Certo, piccolo, andiamo. Lo scaldamagno non ci fa paura. Assolutamente. Now it's time to build the rest of my costume. Ah. I can't wait to get a real pine tree this Christmas. Like we used to with mom. Immagino. Vabbè, vediamo un attimo se possiamo entrare qua, ma non credo adesso. Ah, possiamo. Apri. Lo scaldamagno non ci farà più paura. Forza e coraggio, Chris. Non chiuderla. Oddio. Ok, è assolutamente inquietante, va bene? I think I'm not alone. È assolutamente inquietante! Ed è pazzesco perché magari la fantasia di un bambino viaggia veramente così tanto, ragazzi? Ok. Oh! Oh merda! Oh merda, che gli faccio io sta cosa, mo? Scaldamagno, questa volta non mi fai paura!
Sono qui per domarti! Wow! Sì! Vai giù, bello, vai giù, vai giù! Ecco fatto! Che figata, raga! Ah! È diventato piccolissimo! Quest'oggi non c'è partita. Ecco fatto. Yes! Sì! Ecco qua. Almeno la caldaia è accesa. Well, è a posto. That wasn't too hard. Certo! I've tamed the water beast. Yeah! Questo logo appare quando hai portato a termine un compito. Premi per vedere i tuoi compiti. Ok. Direi di spegnere la luce. Ok, ecco fatto. Hey, Dad. The water heater was down again, so I fixed it. Wow, you put it back on? Sì. Congrats, buddy. I know you hate getting in there. Eh già, hai perfettamente ragione, pa. Brucia. Perché? The burn. Burn! Whoa. Maybe someday we'll move into a real castle. Like real Vikings. Sì, sì. Ah, nel bagno non ci sono entrata, fermi tutti, madonna che schifo. Direi intervista, in che senso? Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? Distruggerò Mantroid. Assolutamente. My message is that Mantroid will never win, and I will find you, and I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? I miei genitori fino a un po' di tempo fa. My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Ah, no. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Ok, bellissima l'intervista. Possiamo fare la pipì? No, guarda. Ah, c'è un fumetto qua. I never get tired of Hot Dog Man. Never. Che man, carino. I love this issue. Oh. Wish I could draw like this. Magari puoi, eh. Oh, qua che abbiamo? Sottomarino. No diving today, Nemo. Ok, che altro abbiamo qua dentro? Ah. Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Eppa. Trucchi, sì! No one will guess my secret identity now. Quindi la maschera ce l'abbiamo, con la maschera siamo a posto. One more piece and I'm almost done. E qual è l'altro pezzo, scusa? Il mantello, la maschera e che roba è questa? Non lo so. Non è che c'è qualcosa qua nella borsa sportiva? Oh, I could use this to make some cool armor. Ecco qua, meno male che sono venuta a controllare. Ehi, indossa! Forse sono per le mani. Ah! Yes! This will totally protect me from Mantroid. My suit is certo. Almost ready. Ancora. After I get some paint. Chiave del garage. Magari c'è qualcosa nel garage. Vediamo un po'. We never use this door in winter because of the snow. Ok, proviamo ad uscire, vediamo Sock. Cosa dice. How stupid are you? How can you not score here? Ok, il mantello l'ha messo sopra la
la giacca, meno male. Abbiamo le chiavi del garage. Ok raga, mi ha appena salvato la partita. Che dire, è cominciato come sono iniziati gli altri Life is Strange, direi, nel senso nella maniera più calma possibile. Però già ci hanno fatto capire che ci sono tipo due o tre argomenti super spinosi che dovremo purtroppo affrontare. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, kubdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!